Mancato servizio ASA come per studenti con disabilità, SPADA, al lavoro per garantire a tutti il diritto allo studio. Mancato avvio del servizio ASA per studenti con disabilità degli istituti superiori, il deputato regionale del PD Tiziano SPADA assicura una battaglia serrata per non lasciare in difficoltà, ferma 320 famiglie, e per garantire ad altrettanti ragazzi il diritto allo studio. Il parlamentare regionale spiega alla base di questa criticità che ancora una volta si presenta alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, ci sarebbe la mancanza di circa 1.200.000 euro per avviare il servizio, ovvero la quota di compartecipazione dell'ex provincia regionale. Ma, aggiunge a SPADA, quello di Siracusa è l'unico libero consorzio della Sicilia in dissesto, per cui non reputo opportuno che sia trattato come gli altri dell'isola, anche perché, ancora una volta, a pagarne le conseguenze sarebbero sempre e soltanto i cittadini di Siracusa. Anzi, proprio quei cittadini per i quali alcuni servizi come questo dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione risultano essenziali per l'inclusione scolastica. Perciò il deputato regionale del PD conclude: ho già avviato tutte le interlocuzioni necessarie per giungere quanto prima ad azioni mirate e oculate che consentano di risolvere questa criticità, perché è inconcepibile che ancora oggi per tanti ragazzi disabili concetti preziosi e fondamentali come diritto allo studio e inclusione scolastica restino solo belle parole e non si tramutino in fatti, come fortunatamente avviene anche in Sicilia nella stragrande maggioranza dei casi.